oggi ci spostiamo in Grecia, un paese che non avevamo ancora toccato. Parleremo di Dimitris Vakrinos, che qualcuno ha definito 1,50 m di cattiveria. Un uomo che non amava essere preso in giro per la sua altezza e che era nato nel 1962 in un piccolo villaggio da una famiglia di contadini. Fu uno studente mediocre, con più di un problema nella socializzazione. Cominciò a lavorare molto presto, a 13 anni, alternando il mestiere di cameriere a quello di saldatore e lavorando poi presso un cantiere navale. Questo fino al 1992, quando cambiò radicalmente mestiere e divenne tassista. Sposato una prima volta nel 1990 e divorziato circa un anno dopo, si risposò nel 1996, quando la maggior parte dei suoi crimini era già stata compiuta. Il 6 agosto del 1987 uccise Panayotis Gallias, pare per uno scherzo legato al possesso di un fucile. Ne gettò il corpo lungo l'autostrada Argos-Tripolis per sbarazzarsene. Il 19 novembre del 93, invece, Anastasia Sinizi, una giovane ventottenne, rifiutò le avances di Vakrinos durante un suo servizio. Il killer la portò in un'area deserta e la bruciò viva. Il 9 gennaio 1994, invece, a morire fu un collega di Dimitris, tale Theodoros Andreadis, al quale l'uomo si era presentato come cliente. Aveva avuto un litigio con la vittima mesi prima e, non essendo stato riconosciuto, aveva fatto in modo che il tassista fermasse la macchina dopo qualche chilometro, sparandogli poi alla testa. Guidò poi egli stesso il taxi fino a Elefsina, dandogli poi fuoco con il cadavere all'interno. Il 21 dicembre 1995, a cadere sotto i colpi delle sue armi furono Kostas e Antonis Spiropoulos, che avevano avuto l'ardire di inseguirlo dopo averlo scoperto durante un tentativo di furto dei loro danni. Perché Vakrinos aveva cercato di rubar loro l'automobile. Furono freddati in una stazione di servizio. Tra il marzo 93 e il maggio del 96, Vakrinos tentò di uccidere altre 8 persone, in almeno un caso rendendo disabile per il resto della vita la propria vittima. Fu arrestato il 9 aprile 1997 e, durante il periodo trascorso in carcere, ebbe modo di confessare anche altri crimini, principalmente furti, senza arrivare tuttavia al processo. Si impiccò coi lacci delle scarpe il 12 maggio 1997 in cella. Dormite sereni, se potete. Thank you.